Se nello scorso 2016 MSI ha rivoluzionato quella che è la propria lineup di notebook da gaming, risultato dell'ottima accoppiata data dalle CPU Intel Skylake con le ultime schede grafiche Nvidia della serie 10 con architettura Pascal, in questo 2017 la stessa azienda ha voluto puntare verso un ulteriore aggiornamento della lineup di notebook da gaming senza tuttavia andare a rivoluzionare più di tanto quelle che sono le proprietà tecniche della appunto della selezione abbastanza corposa di modelli a disposizione. E proprio la vera new entry di questo inizio 2017 è rappresentata dal nuovo MSI GE62 Apache Pro, un notebook pensato per un'esperienza completa in Full HD, tuttavia scendendo a qualche compromesso dal punto di vista delle prestazioni, ma assolutamente non di ergonomia, peso e dimensioni. Andando a mantenere le linee canoniche di tutta la lineup che abbiamo ormai imparato a conoscere da parte di MSI, anche questo GE62 Apache Pro mantiene comunque le stesse linee con una scocca interamente in metallo di pregevole fattura, una tastiera personalizzabile retroilluminata con LED RGB firmata SteelSeries che riesce a garantire un ottimo feeling sia per quanto riguarda la scrittura sia per quanto riguarda appunto la personalizzazione in fase di gaming, con possibilità appunto di impostare un profilo con diverse fasce cromatiche per ogni singola zona della tastiera, e infine un monitor da 15.6 pollici a risoluzione Full HD ma che riesce comunque a garantire un ottimo impatto visivo grazie anche in questo caso alle possibilità di personalizzazione e di ottimizzazione via software fornite appunto da MSI. Per quanto riguarda peso e dimensioni, Apache Pro riesce comunque a garantire un ottimo feeling e soprattutto un buonissimo grado di portatilità. Tuttavia scende a qualche piccolo compromesso per quanto riguarda le possibilità di connessione. Infatti troviamo tre porte USB, di cui solo due 3.0 e una 2.0, mentre abbiamo possibilità di connettere anche device con porta Thunderbolt Type-C, schede SD e naturalmente qualche possibilità di output video e audio grazie alla doppia uscita audio, all'uscita HDMI e a una porta mini video per poter appunto effettuare un output video fino a risoluzione 4K. Le vere novità, al contrario, le troviamo sotto la scocca di questo notebook, dove è presente l'ultima generazione di CPU Intel, vale a dire le CPU Intel i7 Kaby Lake, in questo caso una 7700HQ, appunto ottimizzata per l'utilizzo portatile, 16 GB di RAM DDR4 e soprattutto la new entry vera e propria firmata Nvidia per quanto riguarda le schede grafiche Pascal, vale a dire la nuova GTX 1050 Ti. In questo caso la 1050 Ti riesce a offrire un'esperienza da gaming in Full HD più che soddisfacente, andando a far girare anche gli ultimi titoli a una risoluzione appunto di 1080 ma senza scendere a compromessi per quanto riguarda i settaggi grafici, permettendo quindi delle configurazioni estremamente alte mantenendo comunque un altissimo grado per quanto riguarda la fluidità di gioco e il frame rate. Meno convincente in questo caso è la soluzione adottata per quanto riguarda l'archiviazione, che mantiene sempre una doppia opzione con SSD e HDD per quanto riguarda installazione di applicazione o comunque di file anche di grandi dimensioni, e un SSD per quanto riguarda invece l'installazione del sistema operativo e del software più prioritario. Tuttavia, rispetto agli standard adottati per i top di gamma della precedente generazione, in questo caso l'SSD torna al vecchio standard SATA 3 e rende quindi i nuovi SSD in PCI Express solamente come optional all'interno appunto della selezione di questo specifico modello. Ottima invece è risultata la scelta sempre per quanto riguarda il comparto audio. Infatti la qualità del comparto sonoro di MSI abbiamo già imparato a conoscerla lo scorso anno e si ripete anche quest'anno grazie agli altoparlanti stereo
stereo presenti e di ottima fattura, con tanto di presenza di un piccolo subwoofer sulla scocca inferiore del portatile, e questo è accompagnato dall'alto grado di ottimizzazione e di personalizzazione grazie al software Naimic, che viene assolutamente incluso all'interno della configurazione. Come dicevamo, peso e dimensioni comportano qualche piccolo compromesso, e questi compromessi si concretizzano anche per quanto riguarda il surriscaldamento del prodotto e per quanto riguarda la rumorosità. Infatti, nonostante il sistema Cooler Booster 4 di MSI riesca comunque a evitare un surriscaldamento facile, andando quindi a permetterci anche una personalizzazione dal punto di vista dello sfruttamento energetico e di conseguenza del surriscaldamento, dall'altra parte le ventole presenti all'interno della macchina portano a un grado di rumorosità un po' esagerato. Infatti, nonostante andassimo magari anche a impostare delle velocità differenti o uno sfruttamento inferiore per quanto riguarda appunto la ventola tramite il Dragon Center, sempre incluso all'interno del sistema operativo, questo non riusciva ad evitare ciclicamente un utilizzo a pieno regime della ventola, che quindi comporta un rumore veramente forte in determinate circostanze. Infine, per quanto riguarda la batteria, stiamo pur sempre parlando di un notebook da gaming, e questa particolare categoria di prodotti non ha mai puntato verso una durata piuttosto longeva della batteria, soprattutto utilizzandolo per quanto riguarda il gaming. In questo caso, infatti, è assolutamente sconsigliato utilizzare il notebook per un gaming a Full HD con configurazioni particolarmente esigenti, mantenendo unicamente appunto lo sfruttamento della batteria, che andrà ad esaurirsi probabilmente entro un'ora dalla fine della carica. Per quanto riguarda un utilizzo più blando, con software più e meno esigenti, ma senza andare a toccare appunto le configurazioni e lo sfruttamento dato dal gaming, in questo caso la durata è più stabile, si mantiene circa tra le 3 ore e mezzo e le 4 ore di utilizzo pieno, naturalmente andando a abbassare leggermente la luminosità dello schermo. Comunque, in ogni caso, pur non essendo una durata che può soddisfare determinate esigenze, per la configurazione interna è comunque una durata che può assicurare un utilizzo continuato per alcune ore senza alcun tipo di problema. Andando a concludere, MSI GE62 Apache Pro riesce a, appunto, a garantire un giusto compromesso tra quelli che sono peso, dimensioni e soprattutto prestazioni di questo prodotto, andando comunque a garantire un ottimo grado di portatilità e di ergonomia date le dimensioni e il peso abbastanza generosi. In questo caso, naturalmente, un punto a favore di questo particolare prodotto sta ovviamente anche nel prezzo. Infatti, rispetto a altri top di gamma della stessa MSI lanciati quest'anno e alla fine dello scorso anno, Apache Pro riesce ad essere acquistato per una cifra poco inferiore ai 1.000 euro, per cui in questo caso può veramente offrire una configurazione simil desktop per ovviamente un'esperienza Full HD, ma garantendo comunque degli ottimi risultati dal punto di vista prestazionale. Questa dunque era la nostra recensione del nuovo MSI GE62 Apache Pro. Per tutti gli altri approfondimenti vi rimando alla recensione testuale, di cui vi lascio il link qui in basso in descrizione. Per qualsiasi considerazione o dubbio, naturalmente, scriveteci nel box qui in basso dei commenti, lasciateci un like, iscrivetevi al canale e continuate a seguirci anche su tutti i nostri canali social. Anche di questi trovate i link qui in basso in descrizione. Detto questo, per itbull.com dal buon Parra, un salutone a tutti, ci sentiamo alla prossima.